We are Purdue to present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi ritorniamo con il nono gameplay su Assassin's Creed Unity e andiamo a fare la missione Il Re Morto. Oh, iniziamo già con le difficoltà più alte, vai. Beh, così, quindi dobbiamo andare a trovare il re dei mercanti, dovrebbe essere nelle catacombe, no? Sparite voi altri. Ah, questa è una black box. Assassina il Rode Tunes. Esplora la zona, crea opportunità. Suggerimenti: entrate 1, guardia 54, nascondigli 5. Ah. Assassina in volo 3. Nuovo obiettivo: opportunità diversiva, opportunità di infiltrazione. Aspetta un attimo, voglio vedere se posso comprare l'abilità del doppio assassino in volo. No, ho completato la sequenza 5. Non potemos. Però prendiamo scassinatore 1 perché mi serve. Cosa gli serve? Quindi opportunità di infiltrazione. Noi da là possiamo entrare. E opportunità diversiva. E questo è il primo assassino fuori. Obiettivo completato. E sono nuovi progetti speciali di sua grazia. Istruttivo, bisogna dire. Se non dei miei, se non versi il tributo, dovrei raccontare dei tuoi atti a roccia a cruda. No, mi faccio già che è l'ultimo assassino. Hanno ucciso Marbu. Ma che cosa? Beh, ti avrei dovuto ammazzare con la lama fantasma, ma non mandarlo. Ok, vai, infiltramoci. Voglio fare tutte le possibilità secondarie che mi piacciono di più. Interagisci. Sabota i cammini. Apriremo il fuoco. Vediamo se hai qualcosa che mi può interessare. Tipo la mia fantasma, questa è sconosciuta. Sabotiamo anche. A posto. Obiettivo completo. Questo li affumicherà. Apriremo il fuoco. Affumicamo i nemici. Opportunità di diversione. Difendi i mercanti. La volonté du peuple est souveraine. Vous vous soumettrez. Siamo noi veri. Quei poveri diavoli sono troppo pochi. Che non spara? Oh, arriva a fanculo. Muori, bastardo, mi serve di venire. Assistenza dei mercanti disponibili. Non hai in mano un pennone. Vediamo che faranno ora quegli strozzi. Così ce la faremo. Io voglio quello. Ok, i mercanti stanno giocando bene.
Ora noi saliamo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare da qua sopra. Eccole le catacombe, dobbiamo entrare là dentro. Bingo! Che tempo immondo! Usciamo di qui! Che ti aspettavi? Un idiota ha scavato troppo ed è arrivato alla fogna. Andiamo via di qui. Fammi il doppio assassino, porca di quella puttana! Scendiamo. Ma affanculo. Sei finito. Muori. Tutto il distretto. Uomini, con me! Trova il cova. Allora. Wow. Oulala, c'è moi. Oi. Che sta succedendo? Dove sarà? Oddio no! Te prego! Vabbè. Oh, come mi ha visto. Però attaccami. Se no non mi diverto. E muore anche il pezzo. Ok, adesso mi sa che dobbiamo un po' salire però. Cioè questo qua vive nelle catacombe. Che vita de merda. Padrone, padrone. Padrone. Ho saputo da fonte sicura che c'è un assassino qui e che voi siete il suo bersaglio. Il verme è cresciuto. Ora è una serpe. Diavolo, era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma così è troppo presto. Oh, sì, padrone. Questi assassini sono ben informati. Ma noi siamo in vantaggio adesso, oppure no? Chiama le guardie e dai la caccia a questo assassino. Voglio la sua testa. Io, Arno, te l'ho detto, ammazzalo. Tu no, no, io sono bravo, io sono gay. Gli uomini sono già alle prese con i mendicanti. E vabbè, te sei gay, e vabbè, ci attacchiamo al... Madonna mia, quante guardie. Con me! Troviamolo! Beh, wey. Vieni fuori, assassino!
Ma io faccio le provate. Troviamo l'assassino! La rivoluzione! No, volevo fare un'altra cosa, non mi è uscito. Allora, devo cercare la sfida di oggi è assassinare il re dei mercanti. Ma no, tu non sei il bastardo. Che pena. Che bastardo, mi ha fatto sprecare un fumogeno. Pezzo di merda. Ho come l'impressione che la Tushu non lo uccidiamo. Il re dei mercanti sì. E alla fine la Tushu diventa il nuovo templare o hot. Perché non è seduto nessuno là sopra? Si è spostato in alto. Che quella è la Tushu. C'è il maledetto infame là sopra. Te prendo con la lama fantasma. Allora, io devo ammazzare per forza la Tushu. Ma non è la Tushu, la fine. Ancora è morto. Oddio! Da merda. No, Arno. No! Infami di me. Vabbè, ma se tu mi risistemi così non posso farlo stealth. Porco Giuda. Porco Giuda ladro, porco maledizione. Maledizione, devo prendere subito la medicina. Fanculo, stava qua la scala. In posizione, uomini. Hai rotto il cazzo tu. Ho visto come. Ma porco. Venite qua, venite qua, non si può combattere. E vaffanculo, muoriti.
Bello lì, Arno. Non c'era una piglia, hai ragione. Molto furbo l'assassino. A sinistra, veloce. Porco Digel. Tragici, tragici. Premix, ma ok. Ah! C'era un altro. Ah! C'era un altro. No, non ci credo, è difficile. Sì, sì. Là. Oddio. Ciccio bello, adesso ti ho di dietro. E tu non lo sai. Cioè, dovresti saperlo, ma... Dato che sei meno malato. Mister Infame? Eccomi. I miei sudditi hanno occhio ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle furie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re? Siver, vieni via. È fatta. De la Serre è morto. Gran maestro. Bravo. Non puoi passare di qui, bastardo. Non mi piace. Cazzo, le ho finite. This is no good. E prendiamo il re dei mercanti. Suddetto re dei ratti. Faccio scappare in me. Poi io non voglio capire. Sì, però se mi dai una maschera antigas. Ma che cazzo sto facendo, porco Giuda, oggi? Sono rincoglionito totalmente. Giù, dobbiamo andare, ok. Spegnete le torce! Moderato di merda! Sarebbe stato molto più bello se tipo ci fosse stato più fumo là dentro e quindi avrei potuto evitare i fottuti rincoglioniti con... col cecchino, sarebbe stato un po' più intelligente, vabbè però. Mi serve una fottuta mano di merda. Arno, che cazzo fai? Tutto sto casino. Huh? Abbiamo chiuso per sempre le gallerie. Giusto in tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno.
Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi del mondo. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo. Da quando sei arrivato alla corte dei miracoli? Mi hai usato. Hai ucciso il re. Quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora? Giustizia è fatta? Hai vendicato Orchi? Ti sei placato in mezzo al marcio? Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione! Intrigo! La trama si infittisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane, eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso Della Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento. Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Proverai la sua bottega vicino alle sale. Grazie. Buona fortuna. Vabbè. Beh ragazzi, il gameplay è finito qui. Spero vi sia piaciuto. Anche se sono morto una volta, ma almeno niente, un cazzo, è andato proprio male. Però spero vi sia piaciuto uguale. Lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo con il prossimo gameplay. Ciao ragazzi.